Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di 21 del 21 marzo. Allora, su tutti quanti i giornali ancora oggi c'è la questione del senegalese, di cui non mi ricordo il nome perché è molto complicato, che ha tentato di uccidere 51 bambini utilizzandoli come scudo umano per andare a finire con un autobus all'interno della stazione di Linate. E qui c'è veramente una battaglia, diciamo, dei mondi, perché una cosa di questo tipo dovrebbe far pensare a tutti quanti la stessa cosa, che si tratta di un delinquente che in nome di una sua molto opinabile visione politica voglia uccidere delle persone e non ci sia riuscito grazie a una bidella, uno studente, una serie di studenti e i carabinieri. A questo punto la vicenda si deve chiudere e invece non si chiude, perché c'è il caso che uno di questi studenti, Rami, sia figlio di egiziani e che lo studente peraltro che ha dato l'allarme chiamando il 112 e quindi tutti quanti si sono concentrati nel dire vedete, questo non è un italiano, dategli la cittadinanza italiana e poi molti altri si sono concentrati, soprattutto Repubblica, l'Avvenire, giornali di quel tipo, sul fatto che questo era un italiano, cioè 15 anni fa, avendo sposato un'italiana, era diventato italiano e non è un senegalese, quindi non è un immigrato. Mi sembra un ragionamento veramente da folli e bisogna farlo anche oggi. Punto primo, questo voleva uccidere bambini di tutte le nazionalità, tra cui molti immigrati, per il fatto che gli immigrati non arrivassero in Italia per le politiche, diceva lui, omicide di Salvini e di Di Maio. Quindi è poco importante che sia immigrato, non immigrato, italiano, non italiano. Questo era un terrorista che cercava di fare quello che questi giornali della minchia cercano continuamente di dire, e cioè che c'è una responsabilità di Salvini e compagni nella morte di persone sul Mediterraneo, posto che oggi ne muoiono molte di meno di quanto ne morissero quando loro volevano l'accoglienza, come si vede in queste città, pari a zero, perché gli accolti nelle città non vengono trattati come il senegalese che ha trovato lavoro in una società di tramvie, no, quelli stanno nelle stazioni a spacciare se gli va bene, poveracci, perché in Italia oggi non c'è il lavoro che 15 anni fa forse c'era. L'altra cosa incredibile è il pezzo dell'Avvenire. Beh, il pezzo dell'Avvenire è fatto da Tarquinio. Io Tarquinio l'ho conosciuto perché una volta lo invitai a Matrix e siccome lui pensava di non aver parlato a sufficienza o di essere stato interrotto a sufficienza, mi minacciò durante la pubblicità dicendo adesso ne parlo con i tuoi capi, come per dire adesso ti faccio chiudere la trasmissione perché tu ti sei comportato male con me, il grande Tarquinio, direttore dell'Avvenire. E questo signore che si permetteva di minacciarmi davanti a tutti, c'è la regia, i cameraman e gli altri ospiti, tutti si resero conto di questa minaccia. L'unica volta che in vita mia ho ricevuto una minaccia, da un punto di vista, voglio dire, non una minaccia fisica, una minaccia giornalistica, è stata da Tarquinio, che oggi si permette di fare la morale a tutti quanti noi e soprattutto a Seinaldi, perché aveva attaccato il cardinale Bassetti sulla questione dell'immigrazione. Allora, a me va tutto quanto bene, cioè accetto le minacce, che poi voglio dire, la nostra è un'azienda che ha le spalle piuttosto larghe, più delle mie, sia per le minacce di Tarquinio, sia per le minacce dei politici, quindi fa scudo sempre. Ma il punto fondamentale è che tipo di doppia morale può avere, caro signor Tarquinio, che prendi un giornalista e gli dici parlerò con i tuoi capi, e dall'altra parte prendi un altro giornalista e lo ricopri di insulti come hai fatto oggi con Seinaldi perché la sua posizione dura, anti-immigrazione, clandestina, quello che vuoi, a te non ti garba. Insomma, questo è il senso di quanto un cattolico che va a messa, che fa il fenomeno, che fa il direttore, che sta lì a dirigere i suoi amici in maniera caritatevole, poi alla fine può essere il più cattivone di tutti quanti. Clap, 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 clap a Tarquinio, che utilizza la maleducazione nei confronti degli altri, ma la pratica tutti quanti i giorni, evidentemente nei miei confronti. Beh, io poi mi chiedo un'altra cosa: che cos'altro deve fare la giunta Raggi per poter andare a casa? Perché è una di quelle giunte che a Roma non dico che faccia schifo, più che schifo, non solo nella gestione della città. Oggi i giornali ne parlano come, diciamo, una friandise rispetto al pasto principale. Ma voi vi rendete conto che oltre ad essere chiusa dai tempi della partita con i russi, la stazione di Piazza della Repubblica, una piazza fondamentale di Roma, Piazza Esedra mi sembra che si chiami, è stata chiusa anche la stazione di Piazza Barberini e entrambe le stazioni metropolitane sono state chiuse, già una metropolitana che non riusciamo a farne altre per i motivi soliti romani che non derivano certo dalla Raggi ma dai precedenti mangiatoie, ma abbiamo chiuso anche Piazza Barberini e anche quella perché non funzionano le scale mobili. Ma questo direte, è la solita Roma che non funziona, non puoi dire che sia colpa della Raggi, eccetera. Ma la Raggi, quando caddero i tifosi per la partita della Russia,
Russia a Piazza della Repubblica, disse che era colpa dei russi che stavano, capito, saltellando sulla scala mobile. Allora voi mi dovete spiegare, c'erano altri russi che saltellavano sulla scala mobile di Piazza Barberini o è semplicemente una giunta incapace di assumersi ogni responsabilità nel gestire quella città che è gestita praticamente lasciata come l'aereo più pazzo del mondo a un pilota automatico, magari? E a ciò si aggiungono tutte le inchieste giudiziarie, per le quali io vi ho già detto ieri come la penso. Io ho letto le carte e continuo a leggerle oggi su questo De Vito. È evidente che Danny De Vito era un po' più alto di lui e un po' più avvocato di lui. Avrete presente quello Danny De Vito che si fuma la sigaretta in quel processo, Kramer contro Kramer? Quello è Danny De Vito a Roma, oppositore della Raggi, pur essendo stato nello stesso partito, ed è chiaro quello che faceva. Sembrava essere l'uomo che facesse da collante tra i costruttori romani e la giunta. È questo penalmente rilevante? Secondo i magistrati sì, vedremo se avrà avuto qualche beneficio economico, ma l'idea che qualcuno possa andare in galera per questi motivi, per ora, per questi punti, per ora, finché non è condannato, io lo considero innocente, anche se è un grillozzo. Ma il punto fondamentale non è questo. Questa giunta ha avuto l'assessore alla nettezza urbana indagata e poi se n'è andata via, gli assessori al bilancio che sono cambiati, Marra condannato del braccio destro della Raggi, la Raggi è riuscita a dire ma è uno dei 15.000 dipendenti del Comune di Roma, col cavolo, era il tuo braccio destro, è stato ieri, questo è sui giornali, è stato indagato Frongia per corruzione sempre per lo stadio di Roma. Insomma, che cosa dobbiamo aspettare per poter sentir dire da Travaglio qualche cosa diverso rispetto a quello che oggi scrive sul Fatto? E cioè la corruzione di De Vito è individuale, non di sistema. Più intercettazioni e agenti infiltrati come sono stati previsti dallo Spazzacarrotti, che è introdotto dal Movimento 5 Stelle, quindi bene ha fatto, ci aiuteranno a ripulire questo mondo. No, scusa, Travaglio, qua non gliene va bene una. Perché non alzi il ditino una volta e dici che questa è la giunta più corrotta? Immaginatevi voi se la giunta di Roma fosse stata guidata da Berlusconi, Renzi, Zingaretti, Babbo Natale, che cosa avrebbe fatto il Fatto? Gli hanno tolto tutti gli assessori, al bilancio cambiano, hanno arrestato il braccio destro, hanno arrestato il presidente del consiglio comunale, hanno indagato l'assessore alla nettezza urbana, hanno indagato per corruzione il braccio destro vice sindaco della Raggi e oggi assessore allo sport. Ma ragazzi, ma che cosa avrebbe scritto se fosse avvenuto qualcun altro? Una roba pazzesca, veramente un fulminato, come dice qualcuno di voi. Martire Life Star, 5 Stars, François, buongiorno. Altra cosa straordinaria, abbiate pazienza, abbiamo raccontato nelle ultime 3 settimane del giallo della ex Olgettina per poter insigare, uccisa da ambienti vicini a Berlusconi, perché questo era il non detto di Repubblica del Fatto, ve la ricordate la storia di Fadil? E io ve l'ho detta 4 giorni fa, perché bastava leggere nei pezzi degli stessi giornali che erano titolati male, e sapete che cosa è successo? Non è dopo l'autopsia, vi ricordate, con i vigili del fuoco, perché potevano esserci delle scorie nucleari? Beh, sicuro non è morta per avvelenamento nucleare, non c'erano radiazioni in questa ex, sarà morta purtroppo di lupus o dice qualcun altro di leptospirosi, ma insomma è morta di morte naturale, purtroppo tragicamente, ma il fatto che lei fosse una testimone di un processo, il Rubiter, che neanche si sarebbe dovuto aprire contro Berlusconi, l'ha resa un'eroina e il giallo dell'eroina è che lei poteva essere uccisa dai servizi segreti russi. Questo ha cercato di dire Travaglio, giuro, quei gigli amici di Putin. E non solo! Ieri leggevo Luca Bottura su Repubblica, uno che è un flop totale come uomo e come umorista, anche quando vai a leggere quella sì che non sembrava un'oggettiva, perché era lì in tribunale e leggeva i libri. No, perché le donne che si sono presentate per una volta ad Arcore non leggono libri, perché questa era l'immagine che volevano dare loro. Quindi loro creano immagine, poi quando non gli fa comodo creano l'eccezione perché trovano una che è congruente al loro punto di vista. Io la trovo una cosa fantastica. Sugli appalti non si riesce a capire se questo governo ha fatto bene o male. L'ANCE dice che ha fatto male nello sblocca appalti, meno gare, super ribassi, dice il Fatto. Il Sole 24 Ore non mi aiuta perché cita soltanto il presidente dell'ANCE che ogni tanto ha le idee un po' confuse sugli appalti, nel senso che se non tutta la base la pensa come lui, ad esempio su quel comma della finanziaria che sblocca gli appalti anche per i servizi fino a 150.000 euro nei comuni. Insomma, mi sembra di fidarmi nell'idea
Se i costruttori non sono contenti, non è detto che la norma sia sbagliata, ma non è un buon segnale. Arriva Xi in Italia, ne parlano tutti, la scorta, la Cina, Trumpini fa un bellissimo pezzo come par suo perché scrive obiettivamente bene anche se non vi piace, il Foglio dice la gaffe su Ping ricordando quando in seconda classe Di Maio andò in Cina a Shanghai e poi neanche sapeva il nome del presidente della Repubblica Popolare Cinese, cose che avvengono, ma la cosa che a me diverte di più è come tutti quanti i moralisti sui diritti civili, sugli arabi che non possono venire qua alla Scala a dare 5 milioni comandati dagli italiani, insomma tutto questo vale tranne che il rappresentante di forse la repubblica meno democratica che esiste al mondo che arriva in Italia e viene giustamente ossequiato per quello che è scicchissima, mi sembra questa signora leader Xi, la moglie di Xi che un cappello, con un cappotto che non dà l'idea della vecchia Cina popolare ma delle mannequin degli anni 60 con questo bellissimo cappotto, sbarca a Roma, mi sembra un cambio epocale. Avrei voluto parlare più di quello che degli accordi commerciali che mi sa che non ce ne saranno. Va in Sicilia domani e poi va a Parigi dove si vede con Merkel, Juncker e Macron. Ultima cosa riguarda il forum delle famiglie, cui Conte, il pavido Conte, o anzi il coraggioso Conte, toglie il, come si chiama, il patrocinio della Presidenza del Consiglio, rimane quella del ministro Fontana e anche l'Università di Verona, leggo sui giornali, si rifiuta di ospitare quelli del forum della famiglia. Allora io mi chiedo, ma questi del forum della famiglia, ma che hanno fatto di male? Cioè, ma volete dire, ma adesso è diventato un problema essere per la famiglia tradizionale? Io sono apertissimo, sono anche per le unioni civili, a me non me ne fotte nulla, anzi, sono in una famiglia normale e penso che sia la normalità. Adesso pensare che la famiglia normale sia diventata un problema, una specie di lebbra che gira per l'Italia reazionaria, beh, insomma, possiamo alzare ancora il dito e dire, scusate, noi siamo famiglie tradizionali, possiamo ancora esistere? Possiamo ancora pensare? Possiamo ancora dire la nostra, possiamo ancora pensare che c'è papà, mamma e due figli, posto che questo, secondo me, nulla toglie ad altre famiglie, nulla toglie a milioni o migliaia di gay che possono fare la loro vita tranquillamente, secondo il mio punto di vista. Allora, insomma, ognuno facesse come gli pare, no? Ma ancora siamo qua a discutere, famiglia tradizionale, non famiglia tradizionale, questo è il grande tema delle libertà civili, mentre a Roma sbarca, sì, ma vabbè, ciao.